Assessore Claudio Casanova, un anno da record per il comune di Finale, si parla di quasi 500 eventi progettati per accontentare tutti i gusti. Ma sì, io direi che ormai sono anni che facciamo un record dietro l'altro, adesso questa passatemela un po' come battuta, ma sicuramente tutti gli anni abbiamo un campionario di una programmazione di eventi estremamente importante, eventi di carattere sportivo che hanno una valenza internazionale proprio per l'importanza che ha il territorio finlandese nell'ambito dell'outdoor, e un calendario di intrattenimento legato a musica, teatro, attività culturali. Questo grazie a numerosissime associazioni presenti sul territorio che con grande passione, andando a ricercare risorse con chiaramente l'aiuto dell'amministrazione che, con cui c'è una collaborazione piena, si riesce a mettere in piedi un programma che veramente accontenta, direi, tutto il flusso turistico finlandese. E passiamo un attimo alla seconda fortezza ritrovata di Finale. Dopo Castelfranco inauguriamo l'apertura del Forte di San Giovanni. Questo è solo l'inizio, quali sono i progetti sul lungo termine? Ma sicuramente dopo il successo di Castelfranco, anche per la programmazione degli eventi che vedranno proprio in Castelfranco il contenitore di quest'estate, abbiamo adesso una nuova apertura di un contenitore estremamente importante proprio per la valenza storica. Anche qui ci sarà degli orari di vista guidati, ci saranno eventi, infatti cominciamo già dal 2 di giugno con la presentazione di questo libro legato ai 50 anni della prima parete d'arrampicata realizzata da Finalese, e da qui in poi tutta una serie di eventi che vedranno coinvolti anche associazioni come il Centro Storico, e chiaramente nell'ambito di Finalborgo, come i loro eventi importanti, hanno sempre avuto una visibilità